Ieri, 9 maggio, si è concluso lo screening visivo che l'amministrazione comunale, insieme alla Confcommercio Lazio Sud, e colgo l'occasione per ringraziare nuovamente il presidente della Confcommercio Giovanni Acampora e il presidente dell'associazione Lapprodo, Stefania Valerio, che ha curato la parte soprattutto organizzativa delle 2 giornate di prevenzione. 2 giornate che hanno garantito ai nostri studenti, la fascia d'età dai 7 ai 14 anni, un'importante prevenzione, quella legata alla vista. I nostri ragazzi, come sappiamo, hanno vissuto per un periodo l'isolamento e i danni purtroppo si sono poi evidenziati in maniera successiva. Da questo screening vince proprio questo. Nei ragazzi è stato evidenziato un affaticamento visivo in alcuni, quindi che ha portato poi a disturbi della lettura, mal di testa e ad altri un peggioramento della vista. Ecco perché è fondamentale informare attraverso la prevenzione quelli che sono le famiglie e i genitori. Ci è stato addirittura chiesto proprio, di riproporre questo screening e per questo, grazie alla Confcommercio, ma a tutti gli attori coinvolti, anche la CSV Lazio, quindi nella persona della dottoressa Stefania Di Rienzo, anche Rosaria Sconnamiglio, di dover riproporre 2 giornate dedicate sempre alla prevenzione. Naturalmente, fondamentale l'apporto dell'associazione Ipovedenti di Latina con Angelo Ciccone che ci ha supportato in questo percorso, la Croce Rossa che voglio nuovamente ringraziare col presidente Emilio Donaggio e naturalmente il referente responsabile della protezione civile Aldo Baia. Tutti attori che hanno fatto sì che potessi in maniera sicura e secondo le prescrizioni dell'anti-Covid-19 che hanno reso possibile la realizzazione di questo progetto Occhi Aperti alla Prevenzione.